In questo video, anche alla luce delle novità introdotte dalla finanziaria 2018, voglio darti alcuni concetti base attraverso i quali potrai capire se una detrazione fiscale per riqualificazione energetica è ammissibile o non è ammissibile ed evitare così di fare brutte figure verso i tuoi clienti proponendo una detrazione ai tuoi clienti che in realtà ha un'aliquota diversa da quella che hai proposto oppure non è neanche fattibile alla fine degli interventi. Per prima cosa, come sai, dopo la legge finanziaria del 2018 sono cambiate alcune aliquote di detrazione. La prima è quella per le caldaie a condensazione. Le caldaie a condensazione di classe A hanno l'aliquota per la detrazione fiscale per riqualificazione energetica ridotta dal 65% al 50%. Le caldaie a condensazione al di sotto della classe A non sono detraibili per riqualificazione energetica. La detrazione del 65% è confermata solo se, contemporaneamente all'installazione della caldaia in sostituzione a un vecchio generatore di calore, è installato anche un sistema di termoregolazione evoluto di classe 5, 6 o 8. Cosa significa un sistema di termoregolazione evoluto? Come ti spiego anche all'interno del corso Detrazione Facile, io, quando mi trovo di fronte a una situazione come questa, mi faccio sempre certificare dall'azienda produttrice della caldaia e del sistema di termoregolazione che quel sistema di termoregolazione, quindi fatto da valvole termostatiche piuttosto che termostati di zona, piuttosto che centraline di caldaia, combinati con sistema di rilevazione della temperatura e di controllo dell'intero sistema impianto, sia di classe 5, 6 o 8. Non certifico nulla a livello personale, mi avvalgo sempre di dichiarazioni del produttore del sistema. Questo per dirti di evitare di dire ai tuoi clienti che con un'installazione di una caldaia a condensazione, come era prima della legge finanziaria 2018, hanno diritto alla detrazione del 65%. Questo non è più vero, per avere sempre quell'aliquota di detrazione è necessario installare componenti aggiuntivi che abbiano determinate caratteristiche tecniche. La stessa cosa vale per gli infissi. L'aliquota di detrazione sugli infissi è calata dal 65 al 50%. La stessa cosa per quello che riguarda i generatori a biomassa. L'aliquota per la detrazione è pari al 50%, così come per le schermature solari. Sono stati introdotti altri tipi di interventi agevolabili per riqualificazione energetica, che sono l'installazione di microcogeneratori in sostituzione di un impianto esistente, generatori ad aria calda a condensazione e generatori di tipo ibrido. Vi sono però alcune caratteristiche che non sono cambiate tra la legge finanziaria del 2017 e la legge finanziaria del 2018, ma che spesso non tutti i tecnici conoscono e quindi voglio riportarti in questo video proprio per agevolarti nel capire a fondo quando è fattibile o meno una detrazione fiscale e chi può usufruirne. Per prima cosa, chi può usufruire di una detrazione fiscale? Sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche. Le persone fisiche devono avere un diritto reale sull'immobile, oppure devono essere familiari conviventi con chi ha un determinato diritto sull'immobile, oppure possono essere dei conviventi more uxorio. Anche le società possono avere diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica. Per usufruire di questa detrazione, però, è necessario che esercitino la loro attività di impresa nell'immobile su cui è stata fatta la riqualificazione energetica. Negli altri casi non possono usufruire di questo tipo di detrazione. Possono usufruirne invece gli inquilini se decidono di sostenere le spese per riqualificazione energetica di un edificio, di un capannone, di un ufficio che è di proprietà di un terzo. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni nazionali, ovvero io non posso usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione e del 50-65% per riqualificazione energetica sullo stesso intervento, sullo stesso immobile. Posso scegliere o l'una o l'altra. Diverso è invece se vi sono dei contributi regionali o provinciali che possono essere invece utilizzati in simultanea alla detrazione fiscale. Un'altra cosa interessante è quello che succede quando si interviene su una struttura, che sia una parete verticale opaca, che sia un infisso,
che ha già dei valori di trasmittanza in linea con quello che impone la normativa attuale o addirittura in linea con quelli che sono i valori del DM del 26 gennaio 2010, che dà appunto i valori limite al di sotto dei quali si può accedere alla detrazione per riqualificazione energetica. Lo scopo della detrazione fiscale per riqualificazione energetica è quella di portare un miglioramento energetico alla struttura, per cui è comunque possibile accedere alla detrazione se si migliora quella che è la prestazione della parete o dell'infisso o della struttura che si va a toccare, ma è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato che riporti sia la trasmittanza di partenza che la trasmittanza post intervento. Un'altra cosa molto interessante che non tutti i tecnici sanno è che la detrazione fiscale per l'installazione di pannelli solari è assimilabile all'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare. Per cui se vengono utilizzati dei sistemi termodinamici a concentrazione solare che portino alla produzione di acqua calda sanitaria, quelli possono essere portati in detrazione per riqualificazione energetica. Se questi sistemi invece producono sia acqua calda sanitaria che energia elettrica, può essere portata in detrazione solo la quota parte relativa alla produzione dell'acqua calda. Alcune altre notizie interessanti che spesso passano inosservate ai tecnici sono che è possibile portare in detrazione per riqualificazione energetica la trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore ed anche gli interventi che necessitano della trasformazione di un impianto per poter installare su di esso la contabilizzazione del calore, purché questo intervento sia combinato con la sostituzione del generatore di calore con una caldaia a condensazione almeno di classe A. Molto diverso è invece il caso del frazionamento. Infatti, se l'intervento di riqualificazione comporta il passaggio da una unità immobiliare a più unità immobiliari, la detrazione fiscale per riqualificazione energetica è compatibile solamente con un intervento di impianto centralizzato. Facendo degli impianti autonomi si perde il diritto a qualsiasi detrazione. C'è poi una cosa molto interessante legata all'installazione di caldaie a biomassa. Infatti, tramite l'installazione di caldaie a biomassa che abbiano quindi un determinato rendimento che è possibile trovare all'interno delle schede tecniche proprio dell'Enea, non è necessario che il locale in cui si va a installare questo determinato generatore di calore sia precedentemente riscaldato. Cosa molto diversa dall'installazione di un classico generatore a gas. Infatti, per l'installazione di un classico generatore a gas, l'immobile deve essere precedentemente riscaldato. Se non è precedentemente riscaldato, si perde il diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica, cosa che non succede invece per l'installazione di un generatore a biomassa. Due altre curiosità molto interessanti sono legate alla demolizione e ricostruzione di un immobile. Se infatti un immobile viene demolito e fedelmente ricostruito, ha diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica. Se l'immobile viene invece demolito e viene ricostruito con un successivo ampliamento, perde il diritto a qualsiasi detrazione fiscale per riqualificazione energetica perché questo intervento viene assimilato a una nuova costruzione. Nel caso in cui venga fatta una riqualificazione invece con ampliamento, il diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica si ha solo per la parte riqualificata, quindi la parte esistente che viene in qualche modo riqualificata con interventi che possono essere legati all'involucro o all'impianto. Diversamente, sulla parte che è l'ampliamento non si ha diritto a nessun tipo di detrazione fiscale perché anch'essa viene assimilata a una nuova costruzione. Ancora, molti tecnici sostengono che i pagamenti debbano essere effettuati per forza tramite bonifico apposito per le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica. Questo è vero nel momento in cui il tuo cliente è un cliente privato. Nel momento infatti in cui il tuo cliente è un'impresa, non vi è alcun obbligo di effettuare questo pagamento tramite bonifico. Può essere fatto anche attraverso altri mezzi di pagamento. Il bonifico per le persone private può essere fatto sia in banca che online. In entrambi i casi, per i bonifici per riqualificazione energetica, viene trattenuta automaticamente un'imposta dell'8% direttamente all'effettuazione del bonifico. Tutte queste informazioni che ti ho dato sono contenute all'interno della guida dell'Agenzia delle Entrate, che puoi trovare all'interno del link che ti lascio qui sotto al video e in questo link la puoi sempre scaricare nella versione più aggiornata. Attualmente è uscita la guida legata alla finanziaria del 2018. Infine ti voglio ricordare che all'interno del corso Detrazione Facile, che puoi trovare nel link sotto a questo video, ho inserito
tutte le casistiche, tutte le possibili pratiche che puoi trovarti a redigere nel momento in cui vuoi diventare un esperto di invio telematico delle pratiche NEA. Tutti i riferimenti tecnici, tutti i riferimenti normativi che ti consentiranno di svolgere in completa autonomia tutte le tipologie di pratiche per riqualificazione energetica. Non mi resta che salutarti e darti l'appuntamento al prossimo video.